Dove si trovano le tombe più belle di tutti i faraoni dell'antico Egitto? Ma soprattutto, vi siete mai chiesti cosa simboleggiano tutti quei geroglifici disegnati ai muri? Signori, buongiorno e benvenuti nel quinto episodio del Real Egypt Trip. Oggi vi porto a Luxor, l'antica Tebe, che dopo Menfi e Alexandria è stata una delle capitali dell'antico Egitto. Siamo arrivati dal Cairo dopo 11 ore di treno notturno e... no dai, è andata decisamente meglio di quanto mi aspettassi. Guardate il video fino alla fine e fate bene attenzione ad ogni particolare, perché ogni cosa che scopriremo la ritroveremo in seguito, capendo quindi il significato di tutti i nostri dubbi e domande riguardanti i geroglifici, graffiti e misteri dell'antico Egitto. Detto questo, mettetevi comodi perché anche oggi un super video immersivo sta per iniziare. Stiamo aspettando il taxi che ci porterà in stazione. Salutiamo il Cairo, la capitale più grande d'Africa. Ci vediamo a Luxor. 12 hours later. Dopo 11 ore di treno in cui c'era gente che aveva tanto catarro, tanto quanto in una piscina, quella in cui stiamo per andare, quella del nostro tanto desiderato hotel, siamo arrivati a Luxor finalmente. Oggi praticamente giornata per riprendersi, abbiamo 3 giorni qui e domani via con le escursioni in uno dei posti più belli di tutto l'antico Egitto. Abbiamo appena preso il traghetto giusto in tempo, che sono 30 centesimi a corsa. Eh sì, perché Luxor è una città che si divide in due sponde del Nilo. Noi abbiamo l'hotel dalla parte ovest, quindi verso la Valle dei Re, dove siamo arrivati alla stazione dalla parte est, e là la faremo tra 2 giorni, dove c'è il tempio di Karnak, il viale delle Sfingi. Mi raccomando, non prendete i traghetti privati che sono di là, che vi assillano come i tassisti, ma prendeteli lì davanti all'ospedale pubblico. Ara, siamo arrivati, questo dovrebbe essere vero e imbalsamato. Eh sì, diciamo che promette abbastanza bene l'hotel. Diciamo che per 11 dollari a notte, con piscina inclusa, colazione inclusa, terrazza, sia da un lato la Valle dei Re, sia dal lato il Nilo con il Tempio di Luxor. Cioè, questo per farvi capire che con pochi soldi e un po' di cervello potete farvi tutte le vacanze e i viaggi belli, rilassanti, avventurosi, confortevoli che volete, senza la necessità di spendere veramente tanto, perché non è così in realtà, non è così, soprattutto in questi paesi. Un po' di testa, un po' di cervello, un fai voi a fare e potete farlo anche voi questo. Buongiorno, finalmente oggi siamo nel sito, anzi in uno dei siti, perché ce ne sono una marea, più turistici di tutto l'Egitto. Oggi iniziamo con la Valle di Re, ma non so se faremo tutto, perché se facciamo tutto spenderemo tipo 200 euro, ma non ce li abbiamo, quindi vediamo di fare le cose più importanti. Noi adesso siamo qui alla Valle dei Re, ma poi qua in mezzo alle montagne c'è tantissima altra roba, guardate che roba, e questo invece lo facciamo domani. Bene, abbiamo speso 30 euro per 4 biglietti, che il primo da 400 comprende l'entrata, comunque la Valle dei Re, più quante tombe? 3 tombe. Poi abbiamo preso il biglietto da 100, che sono poco più di 3 euro per la tomba di Ai. Poi abbiamo preso appunto la tomba di Tutankhamon, che costa 11 euro, e quella di Ramses, quinto e quarto, che costa 4 euro. Vabbè dai, 30 bombe, vabbè dai, una volta ogni tanto se puoi anche fare. Monique, altro che tuk-tuk, che roba qua. Molto più vizioso. Intanto è elettrico poi. E comunque si chiama Taf Taf. Lo sapevo ragazzi, non prendetelo, sono letteralmente 20 secondi di Taf Taf. Come avevo detto io, lui non mi credeva, non prendetelo. Che potevano essere benissimo 600 metri sotto il sole. La Valle dei Re è un grandissimo sito archeologico in mezzo alle montagne a Luxor, l'antica Tebe, dove venivano sepolti i faraoni del nuovo regno dell'Egitto, mentre quelli dell'antico regno venivano sepolti nelle piramidi a Giza, dove siamo già stati. Tutta questa zona nell'antichità era ricoperta di acqua. Dopo hanno costruito a un certo punto una diga e tutto ciò negli anni si è super prosciugato. Dopo hanno iniziato a costruire delle abitazioni qui dentro le montagne e vicino alla valle, ma cosa è successo? Hanno scoperto che sotto la sabbia, dentro le montagne e in mezzo a queste valli, c'erano delle tombe, c'erano dei grandissimi, grossi reperti archeologici dell'antico Egitto.
E quindi cosa hanno fatto? Dato che tanta gente si era accorta di tutto ciò, ha iniziato a scavare per conto proprio, trovare oro, trovare cose preziose e venderle, il governo ha deciso di chiudere tutto ciò, spostare il paesino appunto nella valle di Luxor e utilizzare, diciamo, questa zona soltanto come sito archeologico per scavare, scavare, e tuttora stanno continuando a scavare per ritrovare appunto reperti preziosi. E quindi il governo ha fatto diventare questa zona un'area protetta, non più libera da tutti. Allora, prima tomba sulla destra, tomba di Ramses IV. Se avete pagato il biglietto ci entrate, altrimenti state fuori. Noi altri abbiamo pagato. Bei barucchi. Eccolo qua, Fabio. Thank you. You're welcome. Ramses IV era il faraone della 20ª dinastia ed è morto nel 1149, mi pare, avanti Cristo. Tetto comunque fatto completamente diverso rispetto ai muri laterali. Eccola qua, guarda, è gigantissima questa tomba qua di pietra di Ramses IV. Guarda che fighe queste cose qua che alzano le mani con queste palle qua. Secondo me simboleggia il sole in qualche modo. Come sapete, legata ad ogni tomba c'è sempre una maledizione. Per tutti quelli che stanno guardando questo video, che vedono la tomba di Ramses IV, la maledizione sta incombendo su di voi. Bisogna iscriversi al mio canale, cioè è obbligatorio, altrimenti incomberà su di voi un'altra maledizione. Allora, vedete l'ometto qua del fianco di me, ti fa pagare perché lui ti fa la foto per andare qua, perché questa qui è la sala dove c'è la mummia di Ramses IV. Ora, non so se ve ne siete accorti, ma sì, ok, non sono in perfette condizioni le tombe, ma perché tutte le facce sono rotte? Ci sarà pur un motivo per cui tutte le facce siano rotte. Guarda, sono quasi tutte quante distrutte. E come mai il corpo è quasi perfetto? All'entrata trovate questa meravigliosa cosa qui. E comunque è particolare perché dentro non si trova più niente di grande. Queste sono le uniche cose grandi che trovate. Allora, siamo dentro la tomba di Merenfa e c'è gente che esce tutta quanta sbromba, tutta super sudata. E in effetti sì, è bella profonda questa, ci sono gli stessi scalini delle piramidi. Merenfa comunque figlio di Ramses II, che è stato il faraone più importante e anche più cattivo, si dice, di tutto l'antico Egitto. Merenfa è vissuto più o meno una settantina d'anni, non penso troveremo la sua mummia qui perché è al museo della civiltà egizia al Cairo. Faraone comunque che quando è morto soffriva di artrosi, alto 1,70 e è veramente molto buono. È incredibile come ai muri non ci sia quasi più nulla di disegno, di geroglifici, proprio di nulla, cioè non c'è proprio niente, pare una casa distrutta questa. So, cosa è rimasto? Abbiamo appena chiesto al local beduino qui, non si dice Merenfa, si dice Merenbta. Abbiamo qui il suo sarcofago e lì la sua tomba, comunque in tutti quanti i lati si sta fatto col gessetto i disegni per ricalcare quello che una volta era disegnato. Comunque tutta la gente che usciva quando noi siamo entrati era desfa, stanca, tutta sudata, bah. Dai, non è per tutti questo posto. Terza tomba che vediamo, quella del pagamento extra di Ramses V e VI. Comunque l'entrata ci sono sempre queste sculture qua, destra e sinistra, dappertutto ci sono. Allora ragazzi, noi non sappiamo ovviamente cosa c'è scritto, ma non c'è problema perché con Google Translate fate la foto, rileva lingua e vi traduce direttamente in italiano. Comunque incredibile come all'epoca immaginavano già i mostri, magari c'erano realmente. Sto qua è stato inglobato dentro la coda di un serpente a cinque teste e è stato ucciso, e c'era uno scarabeo sulla sua testa. E loro li dominavano anche questi serpenti acquatici. Quello è il sarcofago di Ramses V, che qui c'era la sua tomba, che adesso ormai non c'è più niente, è tutto distrutto. Mentre lì c'è la tomba di Ramses VI. Quello lì appunto è Ramses V, questo qui è Osiride invece. Mentre lì abbiamo Ramses VI e questo è Anubi, che poveretto gli hanno tolto la faccia. Lì in tutte quante le tombe c'è un piccolo buco che alle 5 di pomeriggio il sole poteva entrare e illuminare tutta quanta la stanza. Gli ho chiesto infatti come mai in tutti quanti i disegni scavati nella roccia c'è sempre un sole sopra alla testa. E mi fa proprio per questo motivo, perché quando vedi sepolti devono essere sempre illuminati in un momento della giornata in qualche modo. Guarda qua, tutti devoti a Horus con il sole in testa. Guardate quanti soli comunque ci sono rappresentati sopra alle teste delle persone raffigurate, proprio anche con le braccia in alto così, perché proprio loro lo veneravano tantissimo. Infatti il loro dio più grande era il dio Ra, il dio del sole. Non sappiamo che significato abbia, ma Nick si è appena accorto che sopra questo tetto sono raffigurate due persone, guardate, tac,
e lì in fondo c'è la testa, cioè sono due persone incollate. Noi non abbiamo nessuna certezza, ma andando per esclusione, sapendo che queste tombe sono state trafugate da cacciatori di tombe, di tesori, crediamo che qui, o nelle facce in cui non era presente l'occhio, ci fossero incastonate delle pietre preziose oppure dell'oro e quindi sono state trafugate. Per questo troviamo mancanze di occhi o della parte, insomma, del viso, che probabilmente era quella raffigurata con oro e pietre preziose. Siamo durante l'orario di pranzo, noi non pranziamo, anzi abbiamo mangiato 3 euro a testa, ma perfetto questo orario perché non c'è nessuno, non c'è traffico. Siamo appena entrati nella tomba di Tutankhamon, che è altezza di me Fabio, il corridoio, come vedete. Possono entrare massimo 10 persone alla volta qui. Questa tomba è la più costosa di tutte, dopo quella di Seti I, che costa sui 50 euro, che non ci andiamo. Questa costa 12 euro circa, è bella, però è la più piccola di tutte quante. E oltre a quello che c'è raffigurato dove c'è la tomba di Tutankhamon, c'è la sua mummia, ma è veramente piccolissima. In ogni caso resta comunque protettissima, bellissima, e i disegni fatti alle pareti sono veramente tenuti bene. Questi sono fatti bene, sono dei disegni veramente giganti, sono grandissimi, quindi non è stato rotto quasi nulla. Tutankhamon, il faraone più famoso di tutta la storia dell'antico Egitto. Ma perché? Allora, intanto partiamo dal presupposto che era figlio, si dice, di un fratello e una sorella, quindi lui è nato da un incesto. Infatti non è una cosa sicura, ma si dice che aveva dei problemi al piede, malformazioni, problemi anche alla testa. È andato in carica quando aveva 9 anni ed ha regnato dal 1333 avanti Cristo fino al 1323. Dopo è stato ucciso con arco e freccia. L'hanno preso qua ed è morto. Qui nella Valle di Re è custodita la sua tomba e, come potete vedere, era anche molto molto basso, oltre ad essere giovanissimo quando è morto. Mentre tutti i reperti preziosi che sono stati trovati nella sua tomba qui sono al Museo del Cairo, come vorrei dire abbiamo visto, ma in realtà non abbiamo visto perché quella sala è presidiata dal disastro di guardie e lì dentro c'era anche la sua maschera. E appunto tutti quanti i tesori erano in quella stanza lì dove c'è scritto Treasury, adesso non vede più niente. Questa era fatta sicuramente tutta quanta d'oro, infatti qui è rimasto ancora un pezzo, qua hanno tolto tutto, rubato tutto, ma... ok, anche quello era d'oro? Guarda quanti scimmiotti, era pieno di scimmie qua una volta. Si dice che le scimmie erano i guardiani delle tombe, per quello sono così tanto rappresentati nei disegni. La tomba non c'è più, è al Museo del Cairo, l'abbiamo vista quella però. Che bello che sarebbe stato questo, vederlo con tutto l'oro che c'era quando è stato costruito. Comunque non c'erano luci una volta, o entravano con la torcia, col fuoco, oppure quando batteva il sole entrava e la luce rifletteva su tutte le pietre preziose e tutto l'oro e illuminava tutta la tomba. Sipta! Questa è la fase della mummificazione. Quello è Anubi che sta preparando il corpo per portarlo nel suo regno, ovvero il regno dei morti. Ho idea che sia comunque Anubi anche quello. Non c'è assolutamente nessuno dentro la tomba di Sipta. Qua comunque hanno portato via tutto, non c'è mezzo geroglifico che sia uno. Qua era tutto quanto d'oro a quanto pare, col martello scalpeo cava via tutto. Quello, guarda, era forma di faraone quella roba là. Sono rimasti dei graffiti segnati nella tomba e basta. Comunque qui non c'è assolutamente nessuno oltre a noi, quindi andiamo a vedere cosa c'è dentro. Io l'ho già visto, ma sono stato deluso, ragazzi. Cioè, la gente è proprio onta, maleducata, indecente, maledettamente schifosa. Septa, noi siamo con te. Secondo me comunque queste tombe hanno iniziato a costruirle dal momento che il faraone è entrato in carica, perché non penso con i mezzi dell'epoca ci vogliono 2 giorni a fare una tomba dopo che il faraone è morto. Penultima tomba del giorno, Ramses I. Comunque fate attenzione quando vi timbrano le tombe, perché quelle incluse nel biglietto da 400 devono fare soltanto un timbro. A noi ci hanno inculato se non fate 2, occhio a non farvene far 2. Però noi con uno scamotage siamo riusciti lo stesso a fare di più. Ragazzi, ultima tomba della Valle di Re che abbiamo pagato 3 euro. Stiamo andando alla tomba di Ai. Vi consiglio di non venire se non avete un pulmino, perché è tanto distante, dovete farvi diversi chilometri a piedi da soli sotto il caldo in mezzo alle montagne. Bene, trovata e chiusa con il lucchetto. A few moments later. È arrivato il nostro amico qui in moto ad aprircela. Adesso il nostro faraone Nicola l'aprirà. Vai, vai a profanare una tomba, Nick. Allora, dentro è abbastanza, sì, grandina. Non è come quella di Ramses, però è bella qui. La tomba sinceramente è tenuta anche abbastanza bene. Mi sembra anche più piccola rispetto alle altre. L'uomo che si è venuto a portare le chiavi ci ha spiegato che qui non viene quasi nessuno perché è tanta strada a piedi e boh, non vogliono camminare sotto il sole. Ma noi altri siamo forti. Qui ci sono le
stesse scimmie che c'erano nella tomba di Tutankhamon, ma qui sono state deturpate tutte perché è abbastanza all'aperto, diciamo, hanno rubato tutto quanto l'oro. Poi ci ha spiegato che essendo tutti quanti i geroglifici fatti di nero, diversi dalle altre tombe, era perché era più facile scrivere invece di incidere dentro la roccia e colorare. Comunque Ai era il padre di Nefertiti e lui faceva parte della dinastia dei Tutankhamon. Infatti comunque i disegni che ci sono alle pareti mi ha spiegato che sono diversi di quelli di Tutankhamon, ma sono comunque molto simili. Ragazzi, stiamo uscendo dalla Valle di Re. Sì, questa escursione è durata abbastanza poco, ma fate attenzionissima. Quando comprate il biglietto da 400 pound egiziane, potete entrare in tre tombe. Dovete scegliere voi quali. Dovete andare a sentimento, diciamo, perché non sapete com'è dentro fin quando non ci entrate. Perché all'ingresso c'è scritto che potete entrare in tre tombe, ma in realtà aperte ce ne sono di più. Sì, ce ne sono tantissime altre che non si possono entrare, che stanno ancora scavando. Ma oltre alle tre che trovate subito all'entrata, ce ne sono altre poi. Quindi fate attenzione a quale scegliete. Noi abbiamo sbagliato, siamo entrati in quella di Steptah, ma siamo riusciti comunque a faccare il sistema e entrare in un'altra. Big brain. Diciamo che bello, bellissimo, sì, ma mi aspettavo di più. Sinceramente pensavo meglio. One hour later. Ci siamo spostati al tempio di Hatshepsut. Penso una delle cose più belle da vedere a Luxor, in quanto la sua foto è popolare ovunque. Biglietto di quello più una tomba di Pasaba, 10 euro. Vabbè, dai, ci sta. Questo è il tempio funerario della regina Hatshepsut. Si trova a ridosso della Valle dei Re, esattamente sotto alla montagna, ed è stata costruita proprio dentro la roccia con questo pendio, proprio perché la montagna era fatta così. La scalinata proprio ricorda la forma della montagna ed è fatta così apposta, in modo tale che sono riusciti a costruirla più facilmente. Questa non era una tomba, ma era il tempio funerario della regina Hatshepsut, dove venivano svolti i vari riti, le varie cose prima della morte. Araloseo! Vi capiterà di vedere ancora dei resti, dei disegni che sono ancora rossi. In realtà è proprio perché questo tempio, essendo stato di una regina, dei pezzi di rossetto sono andati sul muro e quindi sono diventati rossi. A quanto pare questa doveva essere la camera funeraria della regina, perché fanno la coda per venire tutti qua dentro. Allora, il primo venditore di collane, rompevano già i coglioni nell'antichità. Nella stanzina lì dove sono appena entrato, cioè entrato perché la porta è chiusa e non ti fanno entrare, che c'è il lucchetto, quella era la stanza di Anubi, la stanza dove la regina appunto veniva mummificata. Guardate che particolare questa foto. Intanto il toro non lo stanno uccidendo per mangiarlo, ma tipo lo stanno accarezzando e lui c'ha anche la lingua fuori. E il toro ha il cappello di Osiride, in mezzo lì ci dovrebbe essere il sole, ma dato che era d'oro l'hanno portato via tutto quanto. E c'è addirittura una lacrima negli occhi il toro. È stranissima questa, sì, foto, questo disegno. Comunque in tutte quante le tombe sono raffigurati Anubi e Osiride, semplicemente perché Anubi era il dio dei morti e doveva proteggere l'oltretomba, mentre Osiride è il dio collegato all'immortalità, perché appunto gli egizi credevano che oltre alla morte ci fosse un'altra vita e quindi il faraone sarebbe vissuto per sempre. Ara Pabasa. Pabasa che me basa. Il tipo sta dicendo che amavano un sacco il vino e raffigurato un sacco il vino e anche il miele da qualche parte qui. Abbiamo già trovato tante api disegnate e quelle raffigurano il miele, non le api. È metà all'oscuro e metà al chiaro. Diciamo che sarebbe meglio di mattina perché adesso sta venendo giù il sole. Ieri il tramonto ce lo siamo goduti dalla terrazza del nostro fantastico hotel. Oggi invece ce lo godiamo in mezzo a strada mentre andiamo a vedere l'ultima cosa che ci manca oggi del nostro itinerario, ovvero i colossi di Memnone. Passando dietro al tempio di Ramses, ma è tutto quanto recintato col filo spinato. E vabbè, meglio lasciar stare, anche perché si paga. I schei, game of finì. Ragazzi, eccoli qui col tramonto, anche se pensavo meglio sinceramente. Questi sono i colossi di Memnone e sono gli unici resti del tempio di Amenhotep III. Adesso andiamo in piscina e poi ci vediamo domani con il tempio di Karnak. Signori, buongiorno da quel del traghetto da 10 pound, mi raccomando prendete quello pubblico non privato che costa 50 pound e stiamo andando al complesso templare di Karnak. Oh, è appena crollato il traghetto, cioè meno male siamo usciti in tempo, mamma mia. Allora siamo arrivati al complesso templare di Karnak, c'è il disastro di gente, intanto è la cosa più facile da raggiungere, anche la meta turistica più turistica appunto di tutto quanto l'Egitto, insieme alla Valle dei Re.
Karnak era un piccolo villaggetto situato a 2,5 km a nord di Luxor. Oggi questo villaggetto non c'è più e fa parte di Luxor, ma qui risiede il complesso templare di Karnak. E qui sorgeva il centro religioso di tutto l'antico Egitto. Il significato della grandissima presenza di tutte le statue di queste capre è perché inizialmente questo era il tempio di Amon, Amon-Ra per la precisione, che l'animale che lo rappresenta è l'ariete, quindi queste non sono capre ma sono arieti, per quello ci sono arieti dappertutto. E con il passare del tempo qui sono stati costruiti altri tempi in onore di altri dei e faraoni e quindi questo è diventato un complesso templare. Quindi il tempio quando è stato costruito era dedicato principalmente alle divinità Khonsu, Mut e Amon-Ra. Con il passare del tempo si è ampliato costruendo templi e cappelle dei più grandi faraoni. Mohamed, svegliati freddo Mohamed, anche Rem. È incredibile come manchi la testa su quasi tutte le statue e quelle che hanno la testa, il 99%, gli manca il naso. Questo va collegato a quello che abbiamo detto quando eravamo dentro al Museo del Cairo, quindi passate a vedere qualche scorso video fa. Qui una volta era tutto d'oro, lì entrava il sole dal busio, qui si illuminava tutto. Insomma, storie che abbiamo già visto e rivisto in altre tombe, anche se questo è un tempio. Questa invece è l'entrata del tempio di Khonfu. Guarda gli smile, ma non sono stati fatti apposta questi. Questi erano due soli, questa era una barca secondo me. Allora siamo nel Air Open Museum, subito appena entri a sinistra. E nell'Open Museum c'è la cappella rossa di Hatshepsut, che è la regina, questa che abbiamo visto ieri, il grandissimo tempio. Questa è una delle cappelle più rosse che io abbia mai visto. Comunque un particolare che c'era anche ieri nel tempio di Hatshepsut è che era molto rosso in alcune parti, quella proprio dedicata a lei perché ricordava il suo rossetto. Che fatalità, questa cappella è rossa, quindi quello che ieri ho detto non è una casualità. Siccome questo era il tempio di una regina, era la cappella di una regina, io voglio capire sta roba qua che significato ha. Io non capisco perché è pieno di sta roba dappertutto. Comunque ho dovuto cercare su internet perché le guide che abbiamo chiesto non te lo dicono. Oltretutto le guide ti dicono quello che vogliono loro e non ti fanno vedere tutto. Quindi allora internet mi dice che il pene eretto evoca Osiride nel suo momento di maggior potenza rigenerativa ed è una caratteristica delle mummie di cereali, tra virgolette, i simboli per eccellenza della rinascita e resurrezione. Sì, ma perché nella cappella della donna c'era questa cosa? Perché c'è Osiride. Osiride è il dio dell'immortalità, quindi vuol dire vita oltre alla morte, e viene raffigurato col pene duro per simbolo di fertilità, resurrezione, queste cose qua. Oltretutto si dice anche che Tutankhamon è stato mummificato col pisello duro. Non capisco come possa essere possibile questa cosa qua, però vabbè. Oh, ragazzi, scrivete nei commenti se il vostro ancora pisello da è morto duro, è duro. Da morto è duro. La parte più bella qui è questa che si chiama Sala del Pilastro. Guarda che razza di maestosità. Penso una delle poche robe rimaste integre qua. Mi ricorda un po' Petra sto posto. Pochissima roba integra e tutto il resto distrutto. Ah, le api di ieri che stanno a indicare il miele. Questo segno che c'è qua coincide con il livello dell'acqua quanto alta è arrivata con l'ultima inondazione del Nilo. Allora, lo scarabeo era molto venerato in Egitto perché significava la vita oltre la morte. Questo era l'agro sacro dove i faraoni si bagnavano prima di entrare nei templi e pregare i propri dei per la vita oltre la morte. Detto anche lago esotico perché è circumnavigato da palme mezze secche, mezze esotiche però. Esotico! Il significato di tutti questi obelischi è che rappresentavano Ra, il dio del sole. Erano alti, alti, alti apposta proprio per arrivare più vicini al sole, ovvero Ra. Ultima roba da vedere, tempio di Ramses II. Anzi, quello che ne rimane. Usciamo dal tempio di Karnak, non è rimasto nulla. È la cosa che è più visitata, ma semplicemente perché le guide fanno più soldi, è più vicino a Marsalam, più vicino al mare. È tutto distrutto, tutto completamente distrutto qua. Ok, potete dirmi la storia. Io ho visto in questi giorni tante altre cose che hanno una bella storia. Andate in quelle piuttosto, o nei posti in cui usciranno i prossimi video. La parte più bella è senza dubbio la parte centrale del tempio, ovvero la sala dei pilastri. Sì, là infatti ci sono tutti quanti i turisti. Diciamo che attorno non c'è praticamente nessuno. 15 minutes later. Stiamo andando verso il tempio di Luxor, che è collegato con il tempio di Karnak perché c'è una grandissima via che si chiama Viale delle Sfingi. Solo che non capisco come funziona perché in mezzo non vedo nessuno camminare. Boh, abbiamo chiesto a un poliziotto, ci fa Karnak, Luxor, Karnak, Sphinx,
Boh, non capisco. Areola. 12 seconds later. Allora è successo un inconveniente. I poliziotti ci hanno fatto sbagliare strada. This way, yes, yes. Yes, un cazzo, perché siamo dietro il tempio di Luxor. Bisogna fare tutto il super giro per entrare. Ma siccome da fuori è molto piccolo e l'entrata costa altri 10 euro, col cazzo che entro da fuori basta e avanza. Anche perché Karnak mi ha abbastanza deluso, sinceramente. Questa specie di fungo con una specie di cioccolato che non si sente cioccolato, che mi ha offerto un bambino qua, vabbè, 10 pound, 30 centesimi, un nulla. Il zucchero è solo ed esclusivamente zucchero, però volevo provare questa cosa tipica, volevo dare quei soldi a un bambino per qualcosa. Mi sento veramente bene con me stesso. Hello. Hello. What's your name? My name is Mahmoud. Mahmoud, nice to meet you, Mahmoud. My name is Fabio. Nice, good. Very good. Thank you. Luxor è la città più visitata d'Egitto, ma per vederla completamente bene potrebbero volerci anche 4 o 5 giorni pieni. Se potete permettervelo, entrate nella tomba di Seti I nella Valle dei Re, che solo quella costa circa 45 euro. Non siamo riusciti oltretutto ad andare nella Valle delle Regine, sempre sotto lì alla Valle dei Re, sia per questione di tempo, sia perché lì risiede la tomba della regina Nefertari, la moglie più adorata di Ramses II, che, eh sì, purtroppo la sua tomba costa decisamente di più di quella di Seti I. Mi pare di ricordare intorno ai 60 euro solo l'ingresso in quella tomba. Quindi prima di partire valutate bene l'itinerario ed il vostro budget. E soprattutto non fermatevi all'apparenza e alla bellezza di quello che vedete. Cercate di andare più a fondo, scoprendo la loro storia e significato. Noi ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 19, sempre su questo canale, in cui saremo nella città più esotica di tutto l'Egitto. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre social, like e iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, per supportarmi sempre in tutto il lavoro che sto facendo, per me ma soprattutto per voi. Come sempre un saluto, baci, abbracci e spuaci. Au!